Era buio e silenzio, rotto dal ritmo che fa. Qualche paio di passi che marcia nell'oscurità. Si sente sbattere forte la cella, rumori scuri, bestemmi a metà. Strattolamenti, sputi di rabbia di chissà che morirà, di chissà che morirà. È stato mettere in ordine delle cose, per cui è un lavoro semplicemente un po' più quadrato. Volevo curare la direzione artistica perché avevo la necessità di mettere di scrivere, in operare in un qualche modo. Per cui non è una vera intuizione, se poi il prossimo disco lo cura a bando, che viene un'altra cosa, un passo avanti, un passo dietro, un passo non so, all'altro, non è detto che sia una direzione. Beh, è un esperimento per misurarsi un po', per misurare anche le canzoni, che è il lavoro che ho sempre fatto di scrittura delle canzoni, quello sempre sommerso nelle performance, negli arrangiamenti della band, per cui un po' si perdeva questo discorso del lavoro di cantautorato che sta dietro a tutto. Secondo me c'era un tipo di condotta, ma forse anche del sottoscritto, che faceva sì che tutti volessero darmi del coglione, però non potevano perché non c'era più un vero motivo per farlo. La gente mi prudeva qualcosa dei conti di mio Brian nei confronti di me, però poi di fatto abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, siamo sempre stati stimati per l'efficacia con cui abbiamo guardato le cose sul palco. Io e Mariella, alla fine dell'estate, c'eravamo già ambientati in pantaloni, e quasi tutte le giornate passavamo qualche ora a parlare di Dio, Federico. Un saluto all'Hertz Club e a Music Corner.